Ciao ragazzi, vi devo raccontare un altro episodio che mi è accaduto quest'anno, proprio qualche giorno prima della chiusura totale. Ci chiama il nostro dono e dite ragazzi, venite qua perché stasera bisogna festeggiare la partenza di Teresa. Teresa! Ma Teresa è la mia educatrice! Teresa è una persona eccezionale! Dove deve andare Teresa? Sapete? Si è laureata in medicina. Ma Teresa, nonostante studiasse medicina e si è laureata a quanto pare con il massimo dei voti, era una ragazza sempre presente in parrocchia. Ci aiutava alla raccolta alimentare, ci aiutava a vendere i biglietti, organizzava i pacchi per i poveri, organizzava le mense. E io un po' da lei ho preso, qualche cosa. E comunque ci hanno invitato a questa mega festa. Siamo andati, io mi sono vestita benissimo, mi ricordo proprio che avevo un vestito da principessa per l'occasione. E Teresa, abbiamo detto, Teresa, ma dove devi andare? E Teresa ci ha risposto, devo andare lì dove mi porta questo vento. Il vento, ci ha spiegato, è lo Spirito Santo che chiamava Teresa ad andare in qualche paese povero, dove ci sono gli africani, dove ci sono i bambini poveri. Va in missione, ci ha spiegato, ad aiutare le persone che hanno difficoltà. Ecco perché oggi mi sono vestita così. Così, vedete? Sono carina perché voglio somigliare un pochettino a quelle persone. Magari ho anche un po' la speranza che Teresa ritorni qua ad aiutare anche me. Che sciocchina che sono. Quindi, cari ragazzi, dobbiamo un po' imparare, però un po' imparare da Teresa, perché Teresa è felicissima. Immaginate che l'altro giorno ho ricevuto una sua lunghissima lettera e dice che è felice perché sta ascoltando questo vento misterioso e va dove il vento dice di andare, che è lo Spirito Santo. Quasi quasi anche io vorrei pensare di poter seguire Teresa. Chissà il vento a me dove mi condurrà. Vedremo. Ciao, ti piacciono le mie freccine? Ciao bimbi, mi raccomando, ubbidiamo questo vento e facciamoci portare là dove lo Spirito Santo ci suggerisce. Ciao! Pronto? Pronto? Oh, sì, ha ragione! Ragazzi, mi sono dimenticata, sì giusto, di dirvi una cosa importante, importantissima, è come si fa a parlare con lo Spirito Santo? Si può? Certo che si può, bisogna mettersi in silenzio, in ascolto, su un terrazzo d'estate e vedere un po'. E poi lui risponde, sapete bambini, risponde perché lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, e lui risponde sempre, bisogna avere le orecchie però nel cuore e ben pulite per capire, così come ha fatto la nostra Teresa. Mi raccomando, ascoltatelo.